Ah, signor Terror, abbiamo aggiunto la spada di smeraldo nel server. Veramente? Non lo sapevo. Sì. Come si fa a fare? Emerald Sword. Come sia giusto. Ma Doc, ma lei non ha un letto in casa? Vabbè. Ma come non ho letto in casa? Sì che ce l'ha, lo stavo usando io fino a 2 minuti fa. Ehi, un letto. Non fatti muovere, fatti il letto. Perché voglio vedere se... Il caramba mi hanno appena fatto esplodere. Doc. Ma non te l'hanno fatto esplodere, Marty? Il caramba mi hanno appena fatto la multa. Marty, non ti hanno che fatto sì, esplodere la non casa. Ho capito. Il caramba mi hanno appena fatto la multa su GTA. 120 euro di multa per l'eccesso di velocità. Bello. Marty. Ma non ti hanno fatto esplodere la casa? Voglio, l'ho riparata, te l'ho già detto. Che lo picchio. Allora, rimuovo un paio di persone dalla whitelist che non hanno mai giocato, perché magari che entrano con account e fanno cose tipo questa. A me puoi anche togliere, tanto quell'account non ce l'ho più. Non ti posso rimuovere dalla whitelist perché non esiste il tuo account. Utile. Non ha senso. Allora io devo andare a ciulare con... Cioè, signor Terry, io ho un piccone finale, le faccio vedere nell'ender chest. Ah, il totem di Alex l'abbiamo creato l'altro giorno. Ma che bello. Io fra... Guardi Terror, che bello. Guardi Terror, il picconazzo. Marty, guarda che bello. Fra 10 minuti vado a farmi la doccia io. Guarda che bel piccone, signor Terror. Allora. Bellissimo. Ah, guardi una cosa, il tonnaso. Guarda che bello il tonnaso. Un attimo, sto guidando, mi scusi. In che senso? Il tonnaso, guardi che bello. È l'opposito da qualche parte il tonnaso. Ma il Terror dov'è? Qua. Oddio. Io non ho più vacca. Cos'è questa cosa? Non ti ricordo. Ah. Ma Luca, cos'è sta roba? Guarda nell'item frame come viene il tonnaso. Dio mio. Ah sì, è fatto apposta. Sasso, bisogna raccogliere almeno 2 stacchetti di legna log, perché facciamolo. Dobbiamo fare le casse, vieni con me. Dobbiamo fare le casse per lo stoccaggio. Marty, la guarda. Mia anvil. Dove sei? Marty, non puoi copiare le cose, cioè, però ognuno ha la sua spada. Nel senso. Ah, ma non sapevo che. Cioè, facciamoci Marty. Delle spade diverse, almeno sono variate, belle. Dimmi. Marty. Tu non hai idea di quanto quanto ti incricchia ad avere la guida a destra. Madonna. Io in questo momento ho la guida a destra. Ho per tirare una bestemmia perché mi dà fastidio. Allora guida dobbiamo creare Marti, dobbiamo creare la mia spada. Adesso devo vado. Pensare come. Cioè, devo pensare come lui. Allora. C'è. Allora, libera c'è la Tonnosword. Oppure se ne può creare una nuova. C'è la Tonnosword libera. Se ne può creare una nuova perché la mia era la Deroxys Sword. Quindi te sia la Emerald Sword che la Deroxys Sword. No, la tolgo la Emerald Sword. L'Emerald Sword la lasciamo un po' come un simbolo del... È talmente una roba easy che vabbè, se ho una spada semplicemente verde che la lasci. Sì, quella la lasciamo a tutti. La Deroxys Sword almeno è mia, che è una bella cosa. Allora. Per la mia si può fare tipo la Magical Sword, tipo una spada. Ma no, adesso viola. Ne abbiamo create un po', cioè scegli una di quelle che ci sono. C'è la Tonnon Staff allora. Che ha Luca. Io ho la Deroxys Sword, c'è la Emerald Sword che puoi usare, c'è la Tonnon Staff. No, la Tonnon Sword, allora. Scusa. La Tonnon Sword non la piace. Ma allora. La Tonnon Sword ha pure una cosa molto carina, ovvero che se la metti nella seconda mano ti entra in bocca. Fuori da casa mia, porca puttana. Sto facendo cose con... Fuori da casa mia. Stavo facendo cose con... Ah, non farmi così male. Fa male se me lo metti bene dentro. Fa male. Me l'ha messo troppo dentro e ha fatto male. E quindi ho perso un cuore. Allora. Hai capito? Che cazzo. Io mi metto questa robetta. E anche questa una... Come si chiamano? Allora. Doc, sfido 1v1 Minecraft con il laser. No, non ce la farò mai. Io prendo il laser. Allora, mia... Laser? Che si... Doc, no, vado ma dai, a ma mi serve un occhio di ragno fermentato. Che facciamo oggi? Andiamo nell'end? No, scherzo.
Allora, occhio di ragno fermentato. Oggi, oggi bisognava continuare lo stoccaggio marino. Che è finito. Quindi bisogna legno. Spiegare cos'è? Fare tanta... È un'altra parte di bunker che stiamo facendo. Posso entrarci? Luca? Per aiutarvi. Io direi di sì, farlo. Cioè almeno una roba comune. Sì. Cioè basta non grifare, poi... No, no. Cioè allora io non grifo niente, non rubo niente. No, però va bene. Perché è brutto per le cose private, poi gli altri si sentono soli. Ma non proprio private, però... E poi gli altri si sentono soli, è che se magari ci siamo... Si sentono allora, diritti, si sentono... Io farei delle cose dentro il bunker. Innanzitutto, dopo aver fatto... Vado a fare il doccio, signor Terror, vada pure a lavarsi che puzza. Può venire dalla mia parte. Può venire nello stoccaggio. Ma io le vengo dentro, Doc. Bene nello stoccaggio. Le vengo dentro casa, chiaramente. Dov'è lo stoccaggio marino? Basta che prosegui per il tunnel e lo trovi. Ah, quello che stavate costruendo in quarzo. Comunque questo... Ma quando è che iniziamo a fare le vendite per il bunker? Che senso? Dai, non l'hai capito, serio. Ah, vaffa. Adesso l'ho capito. Le vendite per il bunker. Doc, può venire nello stoccaggio. Sto arrivando, stoccatore. Ma perché si chiama stoccaggio marino, scusatemi? Perché è una roba di Dragon Ball, tradotta con Google. È praticamente, vero. Una volta mi ero messo a tradurre la sigla di Dragon Ball Z. Lei non rompa le palle. No, signor Terror. Ma cos'è che ci metterete lì dentro? Un magazzino? Un magazzino, si chiama stoccaggio marino, cosa ci vai a mettere? È un magazzino, lo stoccaggio marino. Ah, mi ha messo paura, mortaccia. Vedi, adesso è marino. Adesso è uno stoccaggio. Vedi, è praticamente... E però per renderlo più marino sarebbe figo tipo fare il pavimento. Lei non ha le palle. Signor Terror. Se ci pensi bene... Può diventare sia uno stoccaggio che un marino. Cioè così è uno stoccaggio marino. Così che è cazzo. Uno stoccaggio marino. È ibrido. È come la nuova Toyota. E secondo me se stoccaggio marino sarebbe figo tipo fare il soffitto d'acqua. Non lo so. Si potrebbe fare un acquario come soffitto, C'è una tecnica per non mettere il vetro. Cioè fare l'acqua che senza vetro che non scende. C'è una tecnica. Si può fare con le stringhe. Sì. Si può anche fare, però... potrebbero usare anche le Sea Lantern. Vada, Terror, vada. Io ho 14 Sea Lantern volendo. E dentro l'acqua che mette. E perché io ho raccolto un po' di legno. Tocca, può venire. Se vede, va bene, Terror. Vabbè, fate come volete. Venga con me. No, vengo. Ma sto coso non può bruciare. Vabbè, perché brucia? Tocca, venga. Venga. Che vuoi? Ale non può vedere perché è una cosa su speed. Deve restare. Lì. Vieni qua. Lui. Ah, giusto. Va. Tappa. Ah. Il quarzo. Ah. O se no ti il quarzo. Ho sentito un rumore sus di un villager. Allora, se tu toccare villager, noi toccare famiglia tua. No, ti giuro. Io sono un villager importante. Io guarderei un pochino in modo che ci dia mending quasi quasi. Sono brave persone, non tocco. Allora, la pozione di Slowness. Come si fa quella di Slowness? Serve un occhio di ragno fermentato e una boccetta d'acqua. L'acqua ce la dovrei avere. Il ragno fermentato si faceva con lo zucchero e? Zucchero e fungo marrone e occhio di ragno. Allora, il fungo e lo zucchero lo posso prendere. Tu devi occuparti dell'occhio di ragno. E andiamo fuori di nuovo. Prima ho visto 100.000 ragni. Oh, se sei proprio interessato, vieni con me. Forse un occhio di ragno ce l'ho nelle ceste, aspetta. Guardato. Cioè. Ok. Vorrei che vendesse mending, dato che siccome l'ho curato io me lo dà scontato. Questo lo cura Marti. Sì. Penso che lo tengo in casa al villager. Uno mending e l'altro quello con le stringhe. Sai quello con le stringhe? Voi potete vendere mending. Potete. Ho un occhio di ragno a posto. Sapete perché dico potete? Perché? Perché non ho... A te costa tanto. No, uno perché non ho smeraldi, quindi... Allora, mi manca il fungo. Ce l'hai? No, però... So io. Andiamo nel c'è il Rainbow Bee Cakes, lo voglio anche io. E fallo. Lo vedi tu? Come si chiama? Bella la texture di microonde, Doc. Diamond Bee Cakes Chroma. Chromo. Crono o cromo? Croma. Croma. Dovremmo fare una guida sulla texture, così almeno. Beh sì. Poi facciamo un documento Word. Word.
Dicevo, io vorrei fare che il tuo villager. Andiamo laggiù. Cosa possiamo fare? C'è una texture pack che io ho, che potete aggiungere alla texture pack di microonde. Sono morto. In pratica c'è una mappa, non una mappa, una un quadro che al posto di uno dei tanti quadri, al posto di essere un quadro, ti fa vedere tutte le pozioni come si fanno. Beh, volendo. Tutti i passaggi, ed è carino. Dove siete spariti? Io sto andando... Giù, segui il ponte. C'è un ponte? Sì, segui la strada. Ale, Ale, alla tua destra. Qua. Ale. Ok. Ah, avete detto giù? Ma dov'è? No, giù, c'è un ponte. Io stavo guardando giù se c'era un ponte. Devi seguire sta roba. Ciao. Praticamente ti dico già, spoiler, non se vuoi guardare intorno, guarda, ma... Cazzo. Aspetta, che io non qua non mi fido, metto il totem alla mano, te secondo me. Non c'è praticamente niente né dintorno. Non te lo consigliamo, perché se lo perdi è difficile rifarlo. Beh, sì. Io non voglio perdere tutte le cose che ho, scusa. Il totem. Io piuttosto di non perdere il totem mi sono ammazzato, cioè. Allora, se lo sprechi, te lo devi rifare. Non ti, te lo devi rifare. Se ci muori ti viene ridato. Non so quanto ti convenga. Cioè, se muori senza usarlo, lo riottieni. Ma se muori morendo usando il totem, no. In qualsiasi caso, se usi il totem, non te lo dovrei ricraftare. Anche perché sennò sarebbe una roba. Ho l'occhio di ragno. Con un ponte più pericoloso di così, madonna. Ci sono morto tre volte. Io neanche una. Ho scavato tre stack di diamanti. Ci sono morto una volta solo, però non in quel punto. Avete un ender chest? Io ho il piccone con tocco di velluto, quindi lo posso riprendere poi. Che metto dentro tutte le mie cose. Dove lascio l'altro? No, qua no. Con tocco di velluto. L'avrà fatto? Sì, l'ho fatto. Mi è uscito, mi sembra... L'aveva detto l'altra volta. E mi è uscito efficienza 2 in distribuzione. Sono io l'unico che non si è mai voluto enchantare. Invece sono io l'unico che non gira con l'armor in diamante nel Nether. Cioè, io me ne sbatto il cazzo, vado in giro così. Se non muori, ma io non muoro. Non sono Joe Bastianic. Ha tirato una laggata. Devi dai cazzo. Muori. Il doc muore. Il muore lavato. Lavato. Ma lavati la famiglia, va? Va, lavati. Dove si va? Ah, ancora. No, non glielo di. Donna, sta scala, sto per iniziare. Io ho trovato un modo per salire veloce. E quale sarà mai? Io sto per superare il girare di 90 gradi il mouse velocemente. Ma dai. Incredibile, signore. No, anzi, guarda, adesso inizio a camminare sul mondo. Devo saltare questo blocco, come faccio? Non ce l'ho fatta. Io ho trovato un modo per camminare su Minecraft, basta premere W. Cazzo. Non lo so. Comunque devo fare delle pozioni splash di Fire Resistance. Sì. Le facciamo. Perché io del Nether sono. Doc, lei ha una mela, per caso? Perché? No. Ci serve da fare la mela d'oro. Utile. L'oro lo rimedio io, ma la mela no. Ma l'oro c'ho due stack. Ma l'oro c'è niente. Allora dammelo te, che io non ne ho neanche un po', cioè ne ho poco. Ma lei ha tentato la. Ma io ne ho più di tutti. Cosa volete? Cioè, io ho due pezzi. Cioè. Due pezzi? È ricco. Cazzo. Sì, aspetta, qua bisogna ritardare. No, Doc, lei ha. La mela. Ah, no, ce l'ho. C'è qualche persona che si chiama Bastianic e stappa sempre. No, il frammento di netherite. La mela l'ho trovata finalmente, sì. Creeper! Bella madosca, dai. Ma che frammenti di netherite, aspetta che non so, lo vado a vedere. Cazzo, ma mi hai fregato, butto passato. Ma carne marcia, coglione. Non ha neanche guardato, si chiamava carne marcia e si chiamava... Dove sei? Ti voglio ammazzare. Oh, no, ci ho già pensato il creeper, ho provato il creeper. Ma io effettivamente glielo potrei dare ad Alex in netherite scrap, tanto per uno. Che cazzo me ne serve? O dai, un altro che sbaglio. Bella la mia foresta. Come si chiama? Diamond Pickaxe Rainbow, no? Com'è che era? Croma. Diamond Pickaxe. Doc, mi dà l'oro, per favore. Come si chiama per fare l'arcobaleno? Diamond Pickaxe. Croma. Porco zio. Croma.
Non va a croma. Croma, C-H-R-O-M-A. C-H-R-M-A. C-H-R-M, sì, proprio così. C-H-R-M-O-A. Krm, 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 r la bar hamana. C-H-R-O-M-A. Non va. Io vado a prepararmi. Io vado a prendere un bel po' di... Diamond. Doc, mi può dare l'oro? Ma come si scrive Pichese? Non ce l'ho. Come? Vabbè, l'ho scritto in chat. L'ha scritto in chat, imbecille. Ah. Adesso si affredda, si legge Diamond Pickaxe, parentesi 4, 6. Però va bene. Però non so se... E non mi fa scrivere niente. Ah, perché devo mettere prima piccone nell'angolo. Doc, cioè, le rubo del vetro, Doc. Sempre se ne ha. Sì, va bene. Ne hai due, non ci credo, te ne serve un altro. Fattelo. Ma Doc, questa da dove viene? Questa è... Me l'hai data anche te, questa. Cosa si ruba? Stai facendo? Si ruba. Si ruba da Doc. Ah, ho rubato. Ho dai, rubato raga. Cazzo. Doc, ridammi l'11 di cosa. Non erano 11, erano 8. 6, 6 o 8, non mi ricordo. Perché hai preso 6 di cosa? Ma non lo so, era lì a caso. Non hai altro? Dai, ti regalo il tonnaso che ti ho rubato. Pure il tonnaso era tuo, ma non te ne sei accorto. Poi i pesci dell'acquario te li ho ammassati tutti. Ogni live ne ce n'era uno in meno. Lo so. E allora, hai della perché sabbia normale? Diamond Pickaxe. Secondo me questo non ha abilitato le risorse del pack del server. Sì, sono abilitato, sennò come faccio a vedere? Infatti. Me lo potresti riscrivere in chat come si ram, scrive? Ram, ram. Sì, stavo per disconnettermi per sbaglio. Allora, diamond, diamond. Ah, pazze. Io ho capito perché. Croma. Doc, no, lei è un genio, lei. Perché? Niente. Diamond. Niente, lei è un ma genio. Ma ci coglione. Basta 10 minuti che sono qua. Sono in casa. Con le tenete che non ho. Dico, ma la mia, Ma poi non l'ho distrutta io. Nemmeno ce l'avevo le tenete. Non avevo le tenete, non avevo l'acciarino, non avevo. Infatti c'era una pressure plate, però va bene. Non avevo le pressure plate, non avevo bottoni. Appunto, l'hai piazzata, hai ragione. E la TNT non ce l'avevo, come faccio a... Doc, le sto rubando tutto il grano. No, dai, ma... No, 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 me lo dai adesso. Ormai l'ho rubato tutto. Non ci ha detto l'altra volta che mi serviva a me. Ricordi che ero incazzato perché... Non mi ricordavo più. Aspetta, perché Mini mi ha fatto esplodere, cioè mi ha... Ridammi il grano. Il mio grano. Il mio grano. Ridammi il grano. Il grano. No, se fai così... Dai, però, porco zio. Per favore. Dammi il grano. No, non te lo do se non mi resti. Come si è che te resto io? Anzi, prima picchio il Doc e poi forse gli do il grano. Gli do il grano. Già l'altra volta, t'ho detto due volte. Senti, non mi ricordo. Se ti serviva lo venivi a prendere subito. Ah, vero, anche te. Ale, Ale, Creeper. E adesso sono senza cibo. Che stronzo. Guardo. Io devo atterrare. Doc, venga qui. Io non so che significa atterrare, quindi no, significa che il terror esplode. Il terror white. Bello, i mostri li uccido con un colpo. Ah no. Bro, mi sembri un po' buggato. Come fai a camminare sull'acqua? Io ho dei poteri speciali. No, mi spieghi che cazzo, come cazzo fai? Ho poteri speciali, ti ho detto. Significa che ho giocato tanta mincera. Ma come cazzo fai? E sono forte. Fortissimo. Madonna, dove ti ho spedito? Ai knockaback. Ai knockaback. È utile knockaback. I poteri speciali. I poteri speciali mi consentono di camminare. Doc, venga qui. Ora non cammini più. Come no? Ah, ma mi vedevi te che cammini? Io no.
anche il don capotini speciali che cammina sull'alba. Vieni qua. Finché non t'ha terror, non ti togli. Grano! Grazie. Era una spadata, ma dettagli. Devo andare più avanti. Dai un altro. No. È una spadata. Dove cazzo sei andato? Eccoti. Ah, non mi raggiungi. Io ho poteri speciali che mi consentono di camminare. Ma siete spariti? Dammi un pugno. Grazie. Sei tornato. Cazzo, mi ha fregato. Di che? Ma te, davanti a casa tua, cioè dietro a casa tua, c'è un fiume. Poi dietro al fiume c'è un pezzo di terra. Poi dietro al pezzo di terra c'è un posto fighissimo. Dove c'è sotto un laghetto. Qui una cascata, dove sopra la piccola cascata c'è un altro laghetto bellissimo. Ma forse ho capito dove. Sì, ci sta. L'ho visto. È fighissimo, cioè lo sto guardando dall'alto. Adesso scendo. Morto? What? Alla visuale di GTA, lui. Grande forza di auto. Aspettate che chiamo il meccanico per chiamarmi l'oppresso per venire a prendere. Infatti, io dovrei prendere il Kosatka. No, forse meglio proprio prendo la Bati. Doc! Grazie. Ma come fai a non morirci? Madonna, c'ho... Ma dove siete? C'ho due file di cuori, come faccio a morirci? Come due file di cuori? Sì. Questo trolla. Ma che cavolo siete? Io vi sto cercando da mezz'ora. Che io ma trolli? Sì, me ne dai un altro. Eh? Dammi un altro pugno, dai. Bene. Volentieri. Vai. Tenga. Grazie. Ma mi spieghi come cazzo fai a non crepare? Io sono forte. Ma no, per favore. Quando morite? Ah, perché vi atterrate. Dai, spiegamelo come cazzo fai. C'ho tre cuori. Quanto vi siete allontanati da casa, madonna. Quindi perdi un cuore a spadata? No, ne perdo tre a spadata. Ma hai tu tirato due spadate? Ma io ho tutta l'armatura incantata con protection 4 indestrutibilità. Certo. Sì, ovvio. Sì, però nell'altro mondo di qua di 15 anni fa. Non ero ancora nata. Doc, vuole venire qua? Ho una sorpresina per lei. Ho il sus. Dai, nel dubbio. Riuscirò a killarlo prima della fine della live. Io non ho mai fatto un mondo vanilla, proprio vanilla. Oh. Da solo, dove sono andato. Sto soffocando, cazzo. No, Doc, venga qui. Io volo. Siu. Dove siete? Stiamo in culo al mondo. Ma sono lontanissimo. Sono nel fiume che nuoto che vi sto cercando. Io e quello è un problema. Tornato grande. Mi sento Doc, male. Dove a parte gli scherzi, dove cazzo siamo? Non lo so, so che siamo lontani. Doc. Grazie. Quanti cuori hai? Una decina. Proprio una decina, Cosa te lo fa capire che sono ben che ho appena decina? 10 diviso 9. Perché 10 diviso 9 fa 0,000 periodico 10. No, terror, peccato. No, hanno ciulato il terror. Sì, l'hanno ciulato. Amanda, ciula terror, ciao. No, scherzo. Terror. Signor Doc. Grande furto pianto sei. Andreas. Sto laggando tantissimo, non so perché. Grande furto. I grandi furti. Sono un furto di bambini. Perché ci sono così tanti squid? Perché? Sì, te resta proprio là. Aspetta, Cazzo. Vieni qua. No. Non riesco a prendere tempo. Questa nave si chiamerà Marty e... io continuo a correre. Ho paura. Vieni qui, sono letteralmente mezzo blocco da te. No. Io ho paura. Perché Ale sta facendo, non lo so, le build di Subnautica. Vieni qui. Vieni qui, cazzo. Cazzo, ho dimenticato giù l'arco. Dai, io volevo fare una torretta. Che cosa sento. Ma cosa fa sul bambù? Dove cazzo sei andato? Vai, provate a prendermi con l'arco. Vabbè, ammazzerò dopo il... Prendetemi con l'arco e io vi pago.
Cosa ci dai? 10 diamanti, regalo. 20 diamanti. No, 20 franchi in casa. Poteva, potete piantare almeno il grano. Aspetta, dai, avete uso l'arco. Distrutto tutta la piantagione. Aspetta, metti un... vabbè. E puoi ridare anche... mi puoi dare i semi. Va bene. E vai, fallo, su. Va, così sei contento, tieni. Bravo bimbo. Ti do i semi se tu mi dai uno di sabbia. La mia armatura. Dai, fermo. Ah, no, vabbè, fammi. Dai, fermo. Anche oggi ricordo tre. Ma stai saltando. E sto tentando di andare via da qui. Stai fermo, Dio mono. Oh, se perdo 30 livelli, ti giuro. Stai fermo. Vabbè, tu non si paga. Alex, Luca è vulnerabile. Comunque ho cambiato idea, non ve li do 100.000 euro. Cioè, non ve li do. Ma che me ne frega degli euro, voglio i franchi. Doc, mi dia... Le ridarò l'armor quando lei mi darà un pezzo di sabbia. Sono bastardo. Cioè, la sabbia, io chiedo. Neanche... Cazzo porco, bello. Potresti anche ridarmi il grano. No, dai, vi prego. Mi ridate dai, il grano. Per favore, va bene. Tantissimi livelli. Allora, questo è suo, Doc. Io te l'ho detto allora, tutte venga. Volte. Allora, prima ti pianto i semi. Rischi, mi viene solo. Perché io... mi dà fastidio che non ci siano i semi piantati, quindi... Tenete i semi, tenete. No, hai anche il grano. Doc, una farm di semi, guardi. Anche il grano. Vroom, vroom. Però si riprende. Gli ho dato tutto quello che avevo. Lui ci dà tutto, ci fa l'elemosina, no? Te l'è piaciuta la escape? No, a parte gli scherzi, facciamo una piantagione su tutto il fiume? Io la volevo fare, ma io l'ho fatta, solo che è privata. Più o meno, qua è bruttissimo perché c'è un angolo di merda. Non mi importa nulla, funziona. Oh, guardate, non l'hanno fixata, cioè non va più. Guardate, io salto. C'è l'anti... c'è un plugin che ho messo io. Molto comodo. E se no Tommy... guardalo. Ok, allora, il grano. Le do il grano. No, te vuoi fare il pane. E non Squid. Mi dai... No, non faccio il pane. Le do il grano. Devi salire con me. Dai, per favore, io te lo le do il grano. Ciao, io vado a cercare una tartaruga. No, te mi dai altra roba. Si chiamerà... Io voglio il wheat. Si chiamerà... La mia tartaruga si chiamerà... Remata. Ecco il grano. Dai, no, Renata. Il grano. Ok. Ah, no, leggilo. No. Leggi prima. Dov'è? Il grano. Mi dai il grano. Anzi, va bene. Il wheat. Tieni. Posso usarne almeno un po'? No. Te l'ho detto io l'altra volta che non... Ecco, toc, doc, tenga anche questi, cioè sono utili. Tra te e Tommy non so chi è peggio. E chi è più... No, io so... non sono... Ah, giusto. Ah, che merda. Lui va su, lui sale, non scende. Sono stanchissimo. Guarda che bravo io che crafto le... Io mi sto rompendo le palle. Tra il primo cesto, Simone. Una volta avevamo... No, zombie villager di Marti, perché una non volta ti porto sole? Allora, se tu tocchi il mio zombie villager, io sono autorizzato. No, io non lo tocco, lo porto soltanto al sole. No, no, io ti ammazzo. Non hai il diritto di toccare le cose degli altri, era una regola che avevamo messo in... Le cose degli altri... No, allora, si toccano. Il diritto dell'uomo e del cittadino vale pure sugli zombie, quindi nessuno è di proprietà di nessuno. Aspetta, no, lui è mio. Lui è di mio. Cittadino. Va che una sberla equivale a 6 mesi di galera, 2 sberle, 1 anno di galera. Un'altra, 2 anni di galera. Cazzo, un'altra? Dammene un po', così almeno ci vai. Un'altra, me ne dai, me ne do un'altra. Ah, ok, meno anch'io. Ok, zombie villager, me l'ha detto Marty, Ha detto cosa sta creando qua? Vorrei un'altra. Fare questo. Vorrei fare tipo le chest. Stato condannato impilate. A 10 anni di prigione. Allora. Marty, mi dispiace, ma non puoi farlo trasformare in fine. Perché deve andare in... Adesso io uccido l'Alex. Anch'io vengo. Allora, anche per l'uccisione, per la pena di morte, c'è roba nato dal mio stesso server. La pena di morte, dov'è che c'è più la pena di morte? Il massimo che c'è in Europa, 20 anni. La pena di morte. Più di 20 anni, lo sai che non si può stare in prigione?
25, no, cosa? No, non l'ho fatta lanciabile, no, cazzo. In Europa non esiste la pena di morte. Non esiste. In teoria c'è anche se stermini mezzo mondo, c'è l'ergastolo. In prigione per 20 anni. C'è l'ergastolo. No, l'ergastolo è la prigione a vita. Non esiste, è il massimo 20 anni. No, no. Sì, c'è l'ergastolo. Non è fatta storia. Dio buono, ci viva. Io lo saprò che cos'è. Vabbè, non ce lo dovreste più avere. Ragazzi, ho un regalo per entrambi. Veramente? Sì, no, veramente, c'ho un regalo per entrambi. Vabbè, questo ci tira le pozioni di Wick. No, io sono fuori da casa. Quelle mi serviranno per altri villager. Marti, io sono fuori da casa tua. Vieni da me, ti voglio. Bravo, lui ha imparato a star fuori. Bravo. Sono appena uscito. Io seguo. Cioè, non è vero. Raga, quanta pelle avete? Serve un bel po' di pelle, un bel po' di. Ehi, pentola. Va bene se condividiamo la casetta? Va bene. Dai, dormo sopra di te. No, dormo di fianco a te. Condividiamo la casetta. Salve, Zoc. Io sono povero normale. Io e Pentola condividiamo la casetta. Lei è Pentola. No, non entrare in casa di Pentola. Il laghetto grande, io il laghetto piccolo. No. È il mio letto, il laghetto piccolo. Beh, Ale, vieni. Sono a casa di Pentola, è mia. Cosa ha scritto? Una casa mia è di Pentola. Doc, la frase che inizia. Oppure un cagnolino. Allora, Ale, il regalo. Se mi dai quella sarebbe... in mano, io me ne vado. No, no. Aspetta, devo scrivere una roba. Spio, io spio. Dov'è lo spioncino? Che è? Il regalo. Io ti weaknesso. Me l'ha detto lui di farlo. No, io non ho detto niente. Per un minuto ho weakness. Io per anche io ce l'ho per 20 secondi. Io per 2. Vroom, ah? È partito il tornado. Vroom. No, no, no. Via, via dal. Ah. Madonna. È colpa sua. Te lo Basta, dai, che due imbecilli. Fuori da casa mia, fuori. Non devi toccare lo zombie villager. E tu fuori dallo zombie village, scendi. E almeno non mi picchia. Fuori da casa mia. Infatti, vai fuori da casa mia. Fuori da. Sono autorizzato a ucciderti. Posso farti vedere un trick incredibile. Aia. Perfetto. Io conosco i modi per non picchiare lo zombie. Fuori da casa mia e tutto. Non c'è nessuno. Ma per favore. Io ciullo Ale. Vengo a ciullare Ale. Ale, ti ciullo la vita. Mi vuole uccidere Marte. Va bene. È rientrato con lo zombie village. Basta, no, lascia stare quel povero zombie. Quel ma povero sei te che lo vuoi uccidere? Dai, per no, favore, basta non uccidere. Ma è Marte che me l'ha detto di se farlo. Lo uccidete io vi apro il buco del culo. Ho mezzo cuore. È morto. Vabbè, io vado, mi sto annoiando, ciao. Doc, le faccio un regalo. Vabbè, lui qui, eh? No. Lo vuole il regalo? No, non basta. No, è vero, il regalo me lo potresti dare. Te l'ho dato, era quello, da tirare su Luca. Però hai detto che lo vuole dare anche su anche a me. Va bene, tieni. Ce l'hai anche te per 1:29. No, ce l'ho per 50. Ah, mock. Io te la largo casa. Ah, aiuto adesso. Io te la lavo. No, hai fatto scendere il villager zombie dalla barca. Porca troia. Io vado a cercare la mucca. Ok, è risalito. Io mi sa che vado, ciao. Ciao. Non ti volevamo più uccidere, però ok. No, ok, allora lì. Vabbè. Anche lui è forte. Allora. Oh, dai, ti prego, non uccidere. Ah. No, ragazzi, il villager si chiama Armando. Armando. Ah, Amilcare. Amilcare. Perché Amilcare? Io so chi è. Mi mancava il microonde SMP perché ci sono le battute migliori. Cioè, sì, ci si diverte tanto su microonde. Sì, soprattutto anche quando lei era il piccolo. Quando si nasconde in casa di Marti. Io killare Alex. No, no, non me ne vado subito se mi lascio andare. Buone miale, signori. Buone miale. Che poi mia significherebbe per fuori da casa mia. Fuori. Va bene. 5, 4, lo killo.
avvisato. Ma me ne vado, ma siete lì davanti, come facevo andarmene? Cioè, ma porco. Oh. Siete qua davanti, io non posso andare. Chi è che ha lagato casa tua? Tu. No, guarda lì, è da parte da un'altra parte. Parte io sto. Doc, le devo aprire il sedere. Vuoi? Che io c'ho i miei due sedili. Ma Armando non si trasforma. Armando ha la tremarella. Vabbè, Alex, che sta facendo? Parkinson. Armando. Alex, guardate. Che bello. Dov'è che c'è l'acqua? Dove può venire qua sotto? Un idraulico, signore. Io faccio uno io l'acqua. No, non mi ha dato la perla. Ho sciolato l'acqua, vento. Caffo. Che cos'è l'acqua in realtà? L'acqua è un oggetto di potere che ti consente di morire. Mi sa che io farò così. No, dai, per favore, mi serve, Luca. No, dai. Non lo tocchi. Dai, lo rimetto nel secchio. Dammi il tonno, è mio. Il tonno è mio, però, dai. A parte che era mio. No, è vero. È vero o no? Non è tuo, era mio il tonno. Oh, perfetto, zombie doctor. Io sono il dottore degli zombie, signori. Ho un dottorato in zombologia. Zombofobia. In zombofobia. In zombologia. Avete mai giocato zombolofobia? In zombomedicologia. Mi dai il... Tu fuori da casa mia, porca miseria. No, volevo vedere il... Fuori. Armando. Ma ragazzi, Armando ha il vestito bello. Armando è andato a Baldracca ieri. Che bello il vestito. Perché scusa, che vestito? No, è quello verde. È quello che non può lavorare, si muove. Che bello. Ma che cazzo. È quello che mi può dare un lavoro. Ma perché? Perché allora lo uccidiamo. No, lo teniamo qua per bellezza, perché Armando è bello. Che va schiavizzato. Okay. Basta. Penso, hai rotto le palle. E l'ha fatto uscire, porco zio. Non è vero. Sì. Cosa mia. Adesso ti spacco questa in testa. Fuori da casa non puoi accendere. Perfetto, l'ho rotta in testa. Aia. Devo rompere. Devo romperla. Lasciami. Scherzo. C'è una miseria. No, è chiusa la porta. No, non ce l'ho la stringa. No. Lì che è una stringa? No, in realtà dobbiamo mettere l'armatura anche stasera. Io vorrei il mio tonnaso. Aiuti a cercare l'animato. Io rivoglio il mio tonnaso, Doc. Lei ha preso una cosa di mia proprietà. E te mi hai ciulato il... No, io... No, vorrei il tonnaso soltanto perché ci ho sprecato un livello a rinominarlo. Marti, hai solo preso per quello. Qualcosa di priorità di una famiglia. Un villager. Adesso i suoi genitori saranno preoccupati per lui. Ma va, cagare. E cosa fa? Doc, il mio tonnaso. Doc, il mio tonnaso. Dove sarà il tonnaso? Dove no. sarà? Ma l'hai veramente messo qua? Lui si è già infilato nell'acquario. Ma non è lui, dai. Sì, prendilo. Si ruba l'altro pesce. No, basta, me ne ci ha chiamati 14. Dove cazzo è? Eccolo. Il tonnaso. Ah, non respiro. Doc, aiuto. Doc, non respiro. Aiuto. Fammi uscire. Ho due cuori. Allora, iniziamo. Che ne dici se si trasferiscono le mie e le tue ceste nello stoccaggio? Ma no, mettiamo altra roba mie? Nello stoccaggio. Ma le no, mie le tengo no, ormai no. là. Quelle che ho ma già no, lasciato no, là le tengo scusa, là. Mi ascolta un attimo, vieni con me. Guardate il nuovo pesciolino nell'acquario. Ale, esci brr, brr, brr. Mia. Sono un pesciolino. Brr, 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 brr. In verità dovremmo passare alla texture ad Alex. Quella del... Cazzo sto morendo. Quella della... Sto morendo. Sta zitta. Questa qua. Ti freccio in testa, anche se non la freccia. Ok, gliel'ho mandata nel gruppo. Anche al terror deve scaricarla. Oh, che c'è di qua? Nulla, bello così ovvio. Tan 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 tarara. Il cane. Dio Doc si incastra lui. Vieni un attimo.
Allora, siccome è un 16x16, che ne dici se si divide il magazzino precisamente a metà? Ma l'Anvil è stata rotta, non c'è più. Lo sai da quant'è che è rotta? Ma l'altra volta c'era. Ho messo la texture in 2,3 secondi. Ah no, 3,2 secondi. Ah no, 10.000, 20.000 secondi. Madonna, che rompicoglio. Allora, che ne dici se si divide il magazzino in due parti? Guarda un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Li posso aiutare a costruire? Ma dai, Oh, il tonnaso, guarda com'è grosso adesso. Ah, il tonnaso è enorme adesso. Hai ucciso il tonno? No, ce l'ho in mano il tonno. Puoi venire qua anche a mezz'ora? Che... Vieni. Aspetta, qua. arrivo. Aia, stronzo. Vieni. Che cos'è uno basta. Doc, venga su. Sono di sotto. Devo analizzare. Dove cazzo stai? Ah, Doc, mi mangio il tonnaso. Oh no! Io lo mordicchio. Doc, guardi quanti belli. Ora è il tonnaso vero e proprio. Guarda quanti ne ho. Guarda, ne ho 25. Aspetta, no, ho sbagliato. State facendo no, veramente una cacca. Non entra più nel secchio. È bravissimo, hai visto. Ma sapete che mi state prendendo fuori costruendo questo mega magazzino? Madonna santa. Io mangio il tonnaso. Mi state pugnalando al cuore costruendo questo magazzino. Perché? Perché fa veramente cagare. Senza offesa, è un po' schiettamente, però. No, la parte in io, so, io le cose che non mi piacciono le dico subito. Io essendo un pro builder, professionista. Ah, sì, sicuramente riuscirà a fare qualcosa di meglio di quello che avete fatto voi due messi insieme. Doc, guardi cos'è tornata. Buono. Cioè, già ero un po' mangio la tonno, su, oddio. È abbastanza come l'avete fatta, però vabbè. Ma che però avete messo le ceste così e già... Un cazzo. Dopo che avete messo le ceste così. Oh. L'ho messa adesso. L'ho messa adesso, l'ho fatta sharp in su. Allora, Doc, queste ceste, se si trasferissero... No, sono belle da vedere. Ok, io che sta roba comunque che la tonno sguarda entra in bocca. Ma che cazzo? Perché si sta illavando la stanza giù? Illavando. No, che questo ci sta griffando. Stavo incantando adesso la stanza è lavata. Lavata, lui si lava. Con la lava? A mente la fonte di lava che c'era nel lato si è espansa. Tanto hai toccato tu, quindi ammazziamo te adesso. No, no. E ti lasciamo crepare. No. Sì, ti lasciamo crepare. Vieni a vedere, si è espansa la fonte da... Aia, mi sto bruciando. Non è possibile che sia espansa da sola. Era fatta. Tanto ha toccato Alex. Adesso lo ammazziamo. Io stavo incantando. Non girato, è vero. Hai toccato. Hai toccato. Adesso noi siamo. Sì, scusa, la cassa. Cazzo, si cuoce la cassa. Adesso lo ammazziamo Alex. Ma dai, ma ha fatto più danni di prima. No, se no si bruciava la cassa. Che non guardi, non guardi, se no potrebbe fare una strage. Ma che cazzo fa? io non ho fatto niente. Ma... Non mi va bene che mi uccidete così ingiustamente. Guardalo che ha rotto tutto, ha piazzato il blocco di cobblestone qua, no. Lo stronzo. Ah, ho piazzato il secchiolo di lava, cioè di acqua. Che io lo imprigionerei. E ma ho piazzato il secchiolo di lava, non è proprio mio. Ok, Ale, vieni con me, ti porto in prigione. Sì, però prima bisogna un po' di cibo, un cuore. Avete una uno di qualcosa, uno? No, il tonno non lo puoi mangiare, è l'unica cosa che ho da uno. Io il pane ce n'ho uno, già mi avete tipo dato e dammene uno, infatti, ne ho bisogno. No, ma perché si crea? No, te ne devi darmene uno. Madonna mia. Si rompe la lava da sola? Dov'è la prigione? No, raga, la lava si rompe da sola. Se mi mandi in prigione ti uccido il cane. No, scherzo. Ma se sei già in prigione, come cazzo fai? Ah, ecco, ce l'ho dentro l'ender chest il cibo. Aspetta. Che cos'è? Ho fissato la lava, ragazzi. Vieni con me. Sì. Ale, rimettilo. No, niente. Rimettilo lì. Va bene. Va bene. Aiutiamolo. Aiutalo a sbagliare la tastiera. Doc, aiutalo. Marti, mi state distruggendo l'armatura che ho appena fatto. Va fatto. Oh, e chi se ne frega. Ah, vabbè, tanto. Tu sapessi. Ma ce l'ho a metà, madonna. Ce l'ho a metà. Io l'ho rotta. Anzi, l'ho bruciata. Sì, ma allora c'è il tizio dietro di te. Devi sapere che devi essere pronto a romperne una volta episodio. Quindi. Ale, puoi venire?
Vai lì, entra. Ma non è una prigione. È imprigionato. Grazie, un materiale. Guardami, guardami, guardami. Sì, sto guardando. Potrà passare. Allora, se si dividesse il magazzino in due parti. Guarda la spada che si muove. Sì, però magari le tue ceste le potresti svuotare.